Benvenuti sul canale, sono Fighetti, sono Quan Con. Valdez is not dead. Perfetto, siamo di nuovo qua. E passo a lui il comando, tocca a te. Yeah, tocca di nuovo a me. Dopo due missioni inutili che mi sono fregato io, adesso tocca a te, mannaggia morte. Oh, una inutile te la fai anche tu, arrangiati. Padroneggia, controllo chakra. Ah, è l'arrampicata questa. Sì, poi quelle le successive, però ve ne parliamo e basta e saltiamo, ragazzi, perché sennò da sparo. Fatele due tue, poi un minuto e 20 secondi al massimo. Ok, mi sono accettata. Dai. Che quella prima l'ho fatta perfetta io, sappio. Li ho centrati tutti gli obiettivi. Ma davvero? Vuoi un bicchiere d'acqua? Te lo porto? No, grazie. Chakra controller o shuyok tsubes. Vai Naruto, non ti ha sconfitto Madara Uchiha, figuriamoci questo. Sì, ma se ci sono io a controllarti è un po' improbabile. Merda. Vai, la puoi fare. Figa, ho scoperto adesso che i miei hanno preso le luci a led da attaccarmi in camera. Non puoi fare il video con le luci a led. Io quando avevo il potenziamento passavo attraverso i rami, non me ne fregava niente. Mi schiantavo volentieri. Sai che ti sei passato tipo 300... Adesso che non c'è più niente passi dall'altra parte! Sei furbissimo! Yahoo! Che tra l'altro avevo i rami... le sequoie avevano. Che ci sei? Eccolo! Yahoo! Record! Pure! Beh, è la prima... Ah, ok. Primo tentativo a passarle tutte. Ecco, questa è la risposta corretta. Ad ogni tua domanda questa è la risposta. E stasera io devo continuare quel rapporto, ma chi c'ha voglia di scriverlo? Però me lo devo far venire, come al solito. È di suo gradimento. È la Peppina. Sì, dovrò farci un po' più... Ma devi ancora giocare, devi ancora registrare. Sì, infatti stiamo registrando. Ah, va, niente, ci passo dietro. E vabbè, tanto sentiranno solo la tua voce. No, per fortuna no. Madonna, è caldo quel pantalone. Come faccio a fare una combo di 10 colpi? Prima lo colpisci un po' a terra e poi come faccio io che gli salto contro. Fai che faccio la combo aerea. Fai te, non è stato facile. Ecco fatto. E l'ultimo cosa stava scritto? Colpo finale? Con la mossa sì, finale? Dell'aiutante. Devi farlo colpire alla fine da un aiutante. Ah. Vabbè. La fate mitica. Sì, 10 colpi, vinci con l'attacco e supporto, ok. 4 volte. Ah, richiamo 4 volte il supporto, minchia. No, mi cazzo, mi è andato come, un po' lontano. Mi piace come Kakashi resta fermo. Infatti, fatta. Ma metti difficile come grado. Non c'è già. Serve no. Guarda, mi ha beccato. La Peppina! Tutte me le sono prese, tutte le botte, non me ne ho mancato. Che è successo? Che è successo? Oh, fermo! Io sono Gesù, cammino sugli acqua. C'era qualcosa che mi inseguiva, non so cos'era. Comunque la religione cattolica ha chiaramente spiegato che Gesù era un ninja, dico no. Che cosa per cazzo l'hai tirata fuori? Beh, camminava sull'acqua. Aveva una padronanza del chakra maggiore della nostra. Esatto. Una volta ci è venuto a fare una ciuccia. No, ho sbagliato. Che peccato. Scusa, prendi questi. Scusa, prendimi ancora. Vai.
Ah, pensavo l'avrebbe concluso. Non so cosa stia facendo, sinceramente. Che sta facendo? Ciccio, io sono... La trappola di Sakura è qualcosa di eccezionale! È qualcosa di eccezionale! Cioè, io ero fermo! L'hai visto? Ero fermo! Ha fatto tutto da solo! Tutto da solo! Sei un grande, Kakashi, ti adoro! Quando fai queste figure di merda, ti adoro! Poverino! Eppure ha aiutato così tanto i nostri protagonisti! Beh, c'è stato anche durante la boss battle finale! Ed è tutto dire! Tenten l'ha fatta sparire! Beh, allora, sì! Poverino. In realtà, l'ultima volta che è apparsa alla fine della battaglia tra Rinkaku e Jinkaku. No, è apparsa anche verso l'ultimo numero. Perché comunque ha preso lei i tesori dell'eremita. Sì. Sai che fine fanno i tesori dell'eremita? Li mette nel suo negozio di oggetti da ninja. Alla fine fa questa fine lei. Apre un negozio per roba ninja. In un periodo di pace. Che cazzo di logica c'è in questo? Beh, sono sempre utili gli attrezzi ninja comunque. Sì, a tirare giù i gatti dagli alberi. No. Comunque quei cose si allenano. Inizia l'esame dei Chunin. Ah beh, allora, questa la saltiamo tanto ormai. Un'altra... Ragazzi, questa è un'altra missione gara, in pratica è soltanto un altro minigioco per indicare il fatto che i protagonisti adesso si avviano verso la foresta dove praticamente si tiene la prima fase dell'esame, che in realtà è la seconda perché il primo è un esame teorico. Beh, non credo ci... Oddio, che bello era quell'esame, che alla fine dovevano copiare. Sì, che poi ce l'hanno messa tutta per copiare. Sì, che poi c'è... Che hanno consegnato bianco è passato. C'è una saga filler di Shippuden molto recente in cui il nuovo esame Chunin lo organizzano Shikamaru e Temari, perché sono due Chunin. Perché Temari diventa Chunin, ma il manga non lo dice. Ah, devo combattere contro Orochimaru. Eh sì. Questa è la prima volta che lo incontro. Abbiamo incontrato Orochimaru. Minchia. Tesoro, me l'hanno rubato. Yabit. Me l'hanno rubato. Yabit. Me l'hanno rubato. Sai che sinceramente io non l'ho mai visto tutto la Signore degli Anelli? Io sì. Ho anche letto il libro. Sinceramente non mai. Sconfigge Link entro 80 secondi e con l'arte magica dei battoli. Ok. Vada. Orochimaru. Si vede il figlio di Orochimaru negli ultimi numeri. Che poi è stato assolutamente sconcertante il fatto che sia ritornato buono a fine della serie. Non è buono, non è mai stato né cattivo né buono, lui si fa semplicemente i cazzi suoi. Solo nella prima serie vuole invadere Konoha. E c'era quasi riuscito. Se non fosse stato per il fatto che... Wattiti! Il terzo. E poi non ho mai capito il fatto. Cosa è successo? Ti sta prendendo a calcio in culo, ecco cosa è successo. Massacrano. O come direbbero in Fast and Furious, affumicalo. Serpente di merda, ti taglio a pettine. La cosa migliore che puoi fare sai qual è? Sta suonando qualcosa, credo che sia tuo. Mamma. Metti in pausa, passa il joystick. No, che bella, la chiamata di mia madre. Dai, dai, ci sta. Boom. Guarda che botta. Dopo ragazzi, continuo io. Potevi chiuderla la porta. Accidenti. Aspettate un attimo che sto combinando un disastro. Mannaggia. Dove vai? Torna qua. Mamma mia, ti hanno preso a calci in perfino. Eccolo. Scusami. Accidenti. Odio quando si difendono. Ti ho preso. Sì. Vinto. Ho ancora un bellissimo quarto d'ora, poi mi devo togliere di torno. Non vedo niente. Sono le 6:15. Vabbè, la prossima te la fai tu. Adesso ci sarebbe un'altra missione minigioco, ragazzi, dove praticamente
dalla foresta, adesso che abbiamo incontrato Ricimaro, dobbiamo passare alla struttura dove si tiene la terza fase, che è quella delle prime eliminazioni a scontri, in pratica. Con chi devo combattere? Ten-Ten? Non mi ricordo se il primo è Ten-Ten. No, non è Rinata. No. Rinata e Neji, però la loro sfida era davvero bella. Beh, è stata la prima sfida dove si è venuto a sapere della loro relazione parentale. Si è venuto a sapere del loro potere, il Byakugan, che non l'avevano ancora fatto proprio vedere. Beh, dovevi sospettare qualcosa, hanno degli occhi bianchissimi. Bla bla, quindi questo ve l'ho appena scontro spiegato. Scontro delle fanciulle, Sakura Ino. Ah già, è vero, vai, tutto tuo. Così devi sconfiggerla con una tecnica suprema e avere almeno una barra di vita residua, credo che non sia un problema per te. Contro Ino devo combattere, ma secondo te, dai, la fiorista. La fiorista che però si è comportata bene durante la saga contro Idan. O contro Asuma e Dotensei. Ah, è vero che poi quando ha fatto, a quando ha fatto tramite per tutta l'alleanza ninja. Quindi ha avuto il suo spessore. A differenza della povera Temari, come della povera Ten-Ten, come torno a dire. Che ufficialmente la squadra di Rock Lee in Shippuden ha avuto grande spessore, soprattutto nella parte che riguardava la ricerca di Sasori, il trovamento di Gara. Sì, ha impostato una mossa secondaria utile come un dito nel sedere. Bello, complimenti. Sembra che squittisce quando la colpisce, sai? Squittisce, non è che sembra. Non ti permetterò di andare nel sveglio, bastarda. Ah, che c'entra che ti ha tirato però. Vabbè, anche se ti vai in risveglio. No! Vabbè, ma anche se ti arriva il risveglio non ti è che te ne deve proprio fregare più di tanto. Sì. Conta che una volta avevo sfidato, quando ancora giocavo online, un tizio online con Pain, che tu puoi immaginare quanto sia potente Pain, è lento come personaggio giocabile. Beh, oh. Pain no, nel gioco no. Nel 2 sì, nel 3 no. Nel 2. Bello. Cioè, nel 2 è lento come personaggio giocabile. Tu conta che questo qua è impazzito, ha utilizzato Naruto, modalità eremitica, e ha attivato il risveglio. Sai come l'ho battuto? Con Shira Tensei. E basta. Lui mi veniva addosso, Shira Tensei lo risparmiava indietro. Ho continuato così finché alla fine si è incazzato e morto. Come far incazzare una persona, che poi vedi, risveglio non è che ti deve impressionare. Bella questa, complimenti. Ops, scusami. Hai toppato. Ops, fottiti, di una merda. Bello. Che poi tu non la premi velocemente, io premo velocemente i tastini. No, perché dovevo finire con la tecnica suprema, quindi. Che il bello è che nel 3, ogni volta che finisci con la tecnica suprema una battaglia, fa un flashback. Sì, e fai automaticamente S. Sì, che è fighissima come cosa. Ed è una cosa, un punto, che tra virgolette deve essere curato comunque a livello di programmazione del gioco. Per fare in modo che in ogni battaglia, se finisci così, ottieni comunque quel grado e quell'animazione lì. Poi non sempre i flashback sono uguali, quindi. Quindi devi avere comunque una bella programmazione dietro. Che è bello che c'è anche la mossa di squadra Hinata e Naruto quando Naruto gli passa il chakra della volpe. Quella esiste in Revolution, non esiste nel 3. Ah, non c'è nel 3? No, nel 3 non ci sono le mosse di squadra combinate. Non lo sapevo, visto cosa serve avere un partner che ha giocato il 3. Ciao, faccio l'ultima e facciamo questo video un pelo più lungo, siamo già a 14 minuti. Lo faccio un pelo più lungo, tanto non mi interessa. La prossima è, eccola qua, Ten-Ten contro cosa? Che bello, non ci fa vedere il video ma te lo dice, Sakura e non si sono eliminate a vicenda. È vero. Attrezzi ninja in un turbine, Ten-Ten contro Temari. Ten-Ten. Che poi in realtà Ten-Ten perde. Sì, perché vuoi mettere Ten-Ten contro Temari? Ten-Ten lancia solo oggetti.
Però minchia come li sa usare. E non è un doppio senso. Però c'è un film nella stessa saga filler in cui si vede l'esame Chunin organizzato da Shikamaru e Temari, si vede l'evolversi di Tenten. Che praticamente, sapendo evocare gli elementi tramite pergamene, lei impara ad evocare l'oceano. Quindi fa. Ci vuole una grandissima forza per evocare l'acqua. Lei ha una forza tale da evocare il mare. Minchia. Quindi alla faccia di coloro che pensano che sia un personaggio inutile. Io invece di One Piece, parlando invece di One Piece, ho apprezzato tantissimo conoscere il potere di Barba Bianca. Cioè quando ha tirato quel pugno all'aria e hai visto che si è smossa mezza terra con l'effetto del vetro che si rompe, ho detto è la pepina! Cos'è Dio quest'uomo? Spacca l'aria, che cazzo fa? Comunque, uno degli obiettivi della missione è non fargli usare la mossa. E comunque, combo da 31 colpi. Tutto da dire, ragazzi. Non per vantarmi, ma mi sto vantando. Aia, che cazzo è stato? Non deve colpirti neanche una volta? No, non deve usare la mossa finale, cazzo ho sbagliato. La pepina. Yeah! Sì, una persona normale sarebbe già morta, spappolata. Questo deve far male. Aia. E poi aveva anche una sembianza abbastanza tenera. Alle origini della sua... Accidenti che botta. Che sto facendo io sinceramente? E poi non ho ancora impostato la difficoltà. Attenzione! Ah, solo 31, non riesco a fare 32. Che è la bellezza di fare... dei sistemi combo. Dovevo finirla con la mossa suprema, non l'ho fatto, vabbè, chi se ne frega. È che hai un continuo livello di sfida. Perché tu punti sempre a fare di più. Conta che con Killer Instead ho fatto una combo da 200 colpi. E la madonna. Sì, ma hai possibilità di arrivare a combo fotoniche con Killer Instead. Se non vieni mai colpito. Perché se appena vieni colpito ti resetta. Inoltre tu sei portato a fare combo lunghissime in Killer Instead. Perché più combo fai lungo, più aumenta il tuo livello di spade e centuplichi il tuo potere. E cambia infatti tutto il setup delle mosse che fa il personaggio, tutto, la grafica con cui si muove. È bellissima come cosa. E niente ragazzi, questo per ad oggi, per adesso è tutto. Abbiamo fatto praticamente 3 registrazioni con questo, quindi probabilmente molto presto, prima di inizio squadra, dobbiamo ritrovarci per farne altrettante, così da averne per un po' di tempo, per un paio di settimane. Valdez is not dead vi saluta. E questi video li troverete tutti giovedì, non l'ho ancora detto durante questi primi video, però ve lo dico adesso che è l'ultima registrazione della giornata, usciranno ogni giovedì. Pighead vi saluta anche lui, vi invita a lasciare like, sharing e tutto, commentini con i pulsantini sempre sotto ad ogni video, i link alle pagine Facebook, descrizione di ogni video, se non siete iscritti qua su YouTube iscrivetevi adesso, restate connessi, a presto, statemi bene, ciao ciao! Ciao!